Trentino sempre più in rete con il mondo, pronto a scambiare esperienze e a condividere arte ed emozioni. E sono proprio i ragazzi i migliori ambasciatori di pace nel mondo, come quelli dell'orchestra Fuoritempo di Martignano e del gruppo teatrale Back in Bound di Trento, protagonisti alla filarmonica dello spettacolo About Me. Reduci dal viaggio in Israele, dove hanno vissuto e lavorato con giovani israeliani della Fondazione Bereshit La Shalom e dell'Ensemble Lauda di Nazareth, i ragazzi trentini hanno proposto lo spettacolo nel Tempio della Musica del Capoluogo, un tassello del percorso di Officina Medio Oriente promosso dalla provincia per favorire la conoscenza, il dialogo, la comprensione fra culture e popoli diversi. Più di 80 ragazzi fra i 12 e i 16 anni, due compagnie teatrali, due orchestre, quattro religioni. Ebrei, arabi, drusi e cristiani si sono incontrati quest'estate in Galilea e sono riusciti in pochi giorni a costruire questo spettacolo, ma soprattutto una profonda amicizia fatta di condivisione e comprensione. Per l'assessore Lia Beltrami, un laboratorio prezioso di vita vissuta per imparare a convivere e a superare diffidenze e differenze. Il Trentino in questi ragazzi vede davvero degli ambasciatori di pace, perché si sono messi in gioco e hanno deciso di non rimanere seduti ma di impegnarsi in prima persona per un grande cammino di pace. Il seminario sul ruolo delle religioni nei conflitti, nella soluzione conflitti, è un percorso che va avanti da 4 anni con i massimi esperti al mondo su queste tematiche. Perciò ci è sembrato importante poter anche trasformare davvero in concretezza con i nostri ragazzi e le nostre ragazze come loro interpretano tutto questo percorso. Ecco perché quello che di meglio abbiamo potuto offrire agli ospiti di questo importante seminario sono proprio i nostri ragazzi. Ad assistere allo spettacolo in sala, molti autorevoli relatori e partecipanti al seminario Religioni e relazioni internazionali, dedicato al ruolo delle religioni nella promozione del dialogo e della risoluzione pacifica dei conflitti. Fra loro anche il responsabile dell'unità di analisi, programmazione e documentazione del Ministero degli Affari Esteri, Pier Francesco Sacco. Io penso che questa di Trento e del Trentino sia un'esperienza abbastanza straordinaria, diciamo, una propensione al dialogo, alla comunicazione, alla cooperazione che è veramente un fiore all'occhiello per il nostro paese. La storia di About Me racconta del conflitto fra identità e libertà e tutte le forme di potere o dogma, un conflitto filtrato dallo sguardo dei ragazzi adolescenti. La mancanza di spazio alla filarmonica ha costretto l'orchestra Fuoritempo e il gruppo teatrale Back in Bound ad esibirsi separatamente, riuscendo comunque a trasmettere al pubblico emozioni e grande partecipazione con un repertorio che ha spaziato da Bach alla musica celtica irlandese e con una gestualità teatrale molto coinvolgente. Adesso rimane una gran voglia di migliorare, andare avanti e conoscere assolutamente mondi nuovi. Gli si è aperta una porta, una porta di possibilità, e che loro vogliono assolutamente indagare. È cambiato tantissimo il loro atteggiamento da quando siamo tornati e anche rispetto all'impegno che ci stanno mettendo e la voglia di fare e fare bene. C'è sempre la voglia di fare cose nuove. Adesso collaboriamo con il Religion Today e sempre con l'assessore Beltrami, con la provincia. I ragazzi sono carichi, quando c'è da suonare sono sempre pronti e siamo pronti anche per onorare l'invito che ci ha fatto l'ambasciatore il 2 giugno 2013 nell'occasione della festa della Repubblica. Siamo stati invitati a Tel Aviv e contiamo di andare a fare la nostra bella figura come sempre fanno i ragazzi. La storia di About Me non finisce qui. L'ambasciatore italiano in Israele, Francesco Maria Talò, ha invitato i giovani trentini ad esibirsi a Tel Aviv il prossimo 2 giugno per festeggiare la Repubblica Italiana in terra di Israele.
Le ragazze e i ragazzi dell'Orchestra Fuori Tempo e della Compagnia Teatrale Buckingham sono stati invitati dall'ambasciatore italiano il 2 giugno in Israele, a Tel Aviv, per la Festa della Repubblica Italiana. Davanti a 1500 ospiti si esibiranno. È una grande responsabilità e anche una grande emozione di cui noi siamo molto orgogliosi.